Si tratta di un progetto molto ambizioso perché abbraccia tutto il ciclo scolastico, cioè parte, abbiamo sul palco i bambini che sono della scuola materna fino ad arrivare ai ragazzi delle scuole medie. Tutto questo è, diciamo, concepito per poter far lavorare questi ragazzi giovanissimi, che sono le prime esperienze musicali, con un'orchestra professionale come quella di Sanremo. L'orchestra di Sanremo lavorerà nel Golfo Mistico, suonando brani celebri dell'opera come Mascagni, La Cavalleria o Radcliffe, appunto, sempre di Cavalleria. E invece avremo sulla scena un coro delle scuole elementari e un'orchestra della scuola media di indirizzo musicale che appunto suonerà e contornerà una scena recitata che è stato un lungo lavoro dei ragazzi e che potrete ascoltare. E naturalmente si tratta di una cosa abbastanza complessa e molto interessante, è anche abbastanza, una cosa abbastanza insolita, nel senso che l'orchestra naturalmente ha abitudine a esporsi in concerti magari sinfonici di alto livello, ma qui diciamo, si tratta di collaborare con ragazzi che non sono esperti e quindi si tratta veramente di uno spettacolo molto particolare e di grande interesse. Quindi naturalmente l'ascoltatore che verrà non potrà aspettarsi dai ragazzi un'esecuzione di Mozart ad altissimi livelli, ma questo diciamo ci interessa meno perché l'interesse maggiore è poter farli lavorare proprio con la professionalità dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Questo rende per noi diciamo, il compito piuttosto arduo, difficile, però funziona molto per i ragazzi perché alla fine gli lasciamo un bel messaggio. Che sicuramente resterà nel cuore per gli anni futuri, sicuramente.